Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere questo prodotto qua che mi ha appena mandato il produttore. Quale marca? CZUR Cizur. E cosa andiamo a vedere nello specifico? Una webcam, che non è proprio una webcam, è una videocamera, che non è proprio una videocamera. Insomma, è uno scanner, ma non è proprio uno scanner. Andiamo a vedere che forse è meglio. Io l'ho già provata, faccio un mini unboxing, andiamo a vedere meglio di cosa si tratta. Allora, è menzionata come una webcam flessibile più fotocamera per documenti professionali. Andiamo a vedere cosa troviamo all'interno della confezione. Allora, iniziamo subito con un adattatore da USB da una parte, tipo C nell'altra, e poi della manualistica. Qui dentro possiamo vedere, abbiamo delle semplici guide sul rapide per il funzionamento. In breve, questo è il prodotto vero e proprio. Adesso mettiamo da parte l'adattatore, non ci serve, la scatola, e andiamo ad analizzare l'oggetto in sé. Abbastanza leggero, andiamo a vedere sotto, gommato, è presente le caratteristiche principali e tecniche, compreso anche il funzionamento 5V 0.5A, un cavo abbastanza lungo, è possibile con questo qui poterlo accorciare a piacimento e legarlo. USB normale è attaccato il cavo, ecco forse l'unica pecca, e non è possibile sostituirlo eventualmente o staccarlo. Questo è l'oggetto, noi possiamo tenerlo come meglio crediamo e le posizioni sono le seguenti: questa posizione qua, poi questa posizione qua, quindi possiamo fargli fare questo gioco, di conseguenza quest'altro, e anche alzarlo e abbassarlo fino a questa altezza qua, e riesce a prendere con questa altezza un documento largo fino a una A3, per darvi un'idea. Ci stanno anche varie tacche e vi assicuro che potete scegliere l'altezza che volete. Molto solida, anche se il materiale è un po' plasticoso. Andiamo a vedere nel dettaglio cos'altro abbiamo qui. Come potete vedere, una specie di gommino, facendo leva con un cacciavite si può levare, e nasconde una porta USB di tipo C dove potete mettere altri prodotti di questo marchio. Ho provato a mettere un cavo di ricarica USB-C per esempio per ricaricare il telefono, ma non entra, quindi serve per utilizzare altri prodotti di questo marchio, magari altre webcam, altre fotocamere. Rimettiamo il gommino così non ci va la polvere. Qui possiamo notare anche la marca e il modello, che appunto si tratta di un Fanci S Pro. Quindi il suo utilizzo principalmente è per far vedere magari sia il vostro volto così, sia le cose che voi volete proiettare, volete far vedere alle persone che magari state in video call. Quindi per esempio un documento, un libro, una mappa, un oggetto, quello che volete. Ma adesso andiamo a collegarlo, semplicemente plug and play a una qualsiasi porta USB del vostro computer, va bene anche il Mac, non c'è nessun problema, e come vedete si è subito attivata una luce, sì, perché lei ha una luce. Andiamo a vedere poi qua tutte le funzioni che potete vedere, ed è l'autofocus automatico o manuale, poi abbiamo il tasto per regolare appunto l'intensità di luce, ed è potete metterla con 3 livelli di luminosità, è possibile impostarla, quindi da spento 1, 2, 3, di nuovo spento. Accanto possiamo aumentare l'esposizione luminosa, subito accanto pulsante della messa a fuoco, ancora accanto
possiamo abbassare l'esposizione della luminosità e poi possiamo regolare con un tasto la regolazione di 180 gradi dell'immagine, un effetto specchio. E in più, ruotando, possiamo metterla in verticale o in orizzontale. Non ci sono altri tasti, faccio vedere anche qua la luce che fa, modificandola fino al livello 3. E comunque direi che fa una bella luce. Io adesso vi faccio vedere con la cattura dello schermo. Ecco, adesso dovreste vedere la cattura dello schermo come si vede così con questa luce che c'è, e ora potendola anche attivare alla massima luminosità l'effetto che fa. Come vi dicevo, così in orizzontale, posso mettere in verticale l'immagine, posso impostare il fuoco automatico o manuale. Da qui poi è possibile fare una serie di impostazioni come scannerizzare. Se io mi metto così, vado a prendere una rivista, poi la alzo e possiamo perfettamente vedere e scansionare. Che possiamo scansionare i file, i QR code, se per esempio vogliamo leggere un QR code, o dei codici a barre. Poi abbiamo il colore in auto, possiamo modificarlo, scala di grigi, bianco e nero e senza filtro, io lascerei auto. Che possiamo andare a selezionare manualmente, che possiamo andare a selezionare più di una parte da scannerizzare, io lascerei auto. E andando qui, scannerizza, ci verrà salvata il documento. Se andiamo qua, ed ecco qua, possiamo vedere e poi girare il documento che ha scannerizzato. Lo possiamo anche eventualmente modificare. Direi che la scansione è venuta abbastanza bene, non ci possiamo lamentare. Su elenco file poi abbiamo pure uno storico di tutte le scansioni che abbiamo fatto. Qui possiamo andare a modificare alcuni parametri, per esempio il formato del file da salvare, la qualità, vedete, fino a 4000x3000, la frequenza, i frame, la messa a fuoco automatica o manuale, il contrasto, luminosità, nitidezza. Su display invece possiamo andare a registrare anche un video volendo, con audio o meno. Possiamo far scattare una foto, possiamo registrare anche un video, per esempio adesso sta registrando un video, posso modificare, cambiare le immagini, possiamo cambiare anche le pagine. Stoppiamo sempre in documenti, video, eccolo qui, e possiede anche dei microfoni che sono posizionati in questa parte qua. E direi che come qualità video direi che ci siamo. Quindi questo qui è il prodotto, si può utilizzare per tantissime applicazioni, per esempio per Skype, Zoom, TikTok, Teams, e direi che appunto può essere sfruttata in mille modi. Per esempio posso pensare per una live, magari streaming, far vedere qualcosa, uno che dipinge, oppure una che si trucca, oppure un dettaglio di un video per cucinare mentre si taglia, varie tipologie di usabilità. Detto questo, vi posso dire qualche caratteristica tecnica ulteriore. Lui ha un sensore CMOS da 12 megapixel. Che altro da dirvi, ragazzi? Il prezzo finale per la quale potete portare a casa questo prodotto qua è di circa 110-120 euro. Il link lo trovate qui sotto in descrizione, sia su Amazon sia sul sito del produttore. Vediamo se riesco a recuperare qualche codice sconto, forse sì. Date sempre un'occhiata alla descrizione qui sotto al video. Voto da 1 a 10, un 7,5 ve lo posso dare. L'app che dovete utilizzare per poi poterla scaricare e installare sul vostro PC o Mac si chiama CZUR Visualizer, e la trovate facilmente sul sito del produttore. Comunque vi lascio sempre in descrizione il link diretto per scaricare e installare il software. Buon prodotto
Senz'altro, mi è piaciuto molto anche il design, che comunque anche quando si rimette a posto si ripiega e si può anche spegnere la luce, non ingombra più di tanto perché appunto sfrutta l'altezza più che altro. Queste due rotelle sono veramente veramente fatte molto bene, si stringono e si allargano facendo muovere e fissando per bene il braccio. Ottimo, davvero ottimo prodotto. Ragazzi, questa è una breve recensione, un breve unboxing di quello che rappresenta questo prodotto qua, e per me qualità, prezzo, ci sta tutto. Non mi resta che salutarvi, vi ricordo le solite cose che vi dico a fine video: like, iscrizione, seguitemi su tutti i social, dove preferite, quelli che preferite, io ci sono. Da Bottiglino 10 è veramente tutto, io vi saluto, vi mando un abbraccio, noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!